Bene, ci siamo lasciati la volta scorsa con l'Inno Venere, quindi abbiamo concluso la conferenza, la conversazione e direi anche l'anno con questo inno sublime, uno dei brani più belli di tutta la letteratura latina. A questo ispirato inno a Venere, che costituisce il proemio generale a tutto il poema, segue quasi immediatamente il proemio particolare al primo libro, rappresentato dal noto elogio di Epicuro. Questo sì, il vero Dio venerato da Lucrezio, in quanto a differenza delle ataraddiche divinità della religio tradizionale, veramente, veramente Epicuro è soter kai euergetes, salvatore e benefattore. Salvatore e benefattore della umanità angosciata e schiacciata sotto il peso, sotto il giogo della ignoranza delle vere leggi della natura. L'elogio del vero maestro risuona sempre con toni di vivissima esaltazione anche in altri proemi dell'opera, pensiamo ai libri terzo, quinto e sesto. Anzi, l'elogio del terzo libro, che purtroppo non possiamo leggere, assume addirittura le movenze dell'inno cletico, quindi quelle movenze che abbiamo rilevato nell'inno a Venere. Con tutte le caratteristiche, tutti gli ingredienti tipici dell'inno cletico. Lucrezio sottolinea più volte la superiorità di Epicuro rispetto agli altri uomini. In 3.043, «O genus humanum ingenio superabit». E arriva in 5.8 a definirlo Dio. Deus ille fuit, Deus. Ma il grandissimo e paradossale merito di questo Deus è stato proprio quello di avere liberato gli uomini dal terrore religioso. Tale terrore agisce nell'uomo essenzialmente in due modi: attraverso la credenza in una punizione dell'anima dopo la morte e attraverso la credenza in un diretto intervento divino negli eventi del mondo, intervento che l'uomo sente e avverte significato nei brontolii del tuono o nella scarica del fulmine. Epicuro, con la sua razionale indagine sulla natura, dimostrò invece che se gli dèi esistono, beati e imperturbabili negli intermundia, non nutrono però alcun interesse per le cose del mondo, per le vicende degli uomini. Perciò l'uomo può e deve venerarli, più che altro imitandoli proprio nella loro ataraddica pace. Gli dèi, come ho detto la volta scorsa, sono un modello di atarassia per tutti gli uomini. E proprio per questo non si curano degli uomini, per non perdere questa atarassia. Ma non deve attribuire loro la responsabilità di quei fenomeni celesti che ubbidiscono invece a particolari e inflessibili leggi di natura. Ecco allora l'importanza della natura species
razioque, della conoscenza razionale della natura. Leggi di natura che col capriccio degli dèi, della mitologia, nulla hanno a che fare. Lucrezio appesantisce il tono della polemica antireligiosa che in Epicuro sembra fosse più blando. Egli arriva addirittura a presentare la religio come una sorta di orribile mostro accovacciato nell'alto dei cieli che, spiandola, schiaccia e umilia l'umanità. Contro questo mostro si è levato l'eroe benefattore, Euergetes, Epicuro, riuscendo con l'indomito coraggio ad abbatterlo e a redimere l'uomo da una schiavitù vergognosa. Vediamo questo famosissimo elogio, il primo della serie, quello che si trova appunto nel primo libro, versi 62-79, e il testo numero 3. Mentre la vita umana giaceva sulla terra, turpe spettacolo, oppressa dal grave peso della religione, che mostrava il suo capo dalle regioni celesti, con orribile aspetto, incombendo dall'alto sugli uomini. Per primo, un uomo di Grecia ardì sollevare gli occhi mortali a sfidarla e per primo drizzarlesi contro. Non lo domarono le leggende degli dèi, né i fulmini, né il minaccioso brontolio del cielo. Anzi, tanto più ne stimolarono il fiero valore dell'animo, così che volle infrangere per primo le porte sbarrate dell'universo. E dunque trionfò la vivida forza del suo animo e si spinse lontano, oltre le mura fiammeggianti del mondo, e percorse con il cuore e la mente l'immenso universo, da cui riporta a noi vittorioso quel che può nascere, quel che non può, e infine per quale ragione ogni cosa ha un potere definito e un termine profondamente connaturato. Perciò, a sua volta abbattuta sotto i piedi, la religione è calpestata, mentre la vittoria ci eguaglia il cielo. Colpisce in questo brano la virulenza della polemica antireligiosa e l'efficacia dei mezzi espressivi messi in atto dal poeta per esaltare fino al parossismo tale attacco. Innanzitutto, l'efficacissimo ed elegantissimo ribaltamento strutturale e concettuale dell'elogio, tramite il ricorso ad un raffinato schema di rincomposizione, grazie al quale la religio è vista prima incombere, versi 62-65, poi soccombere, versi 78-79, e inversamente l'uomo, prima schiacciato sotto il peso della religio, poi a sua volta schiacciare la religio. Umanante oculos fede cum vita iaceret in terris oppressa gravi sub religione, ecco la religio che incombe e schiaccia, ma nel finale, ecco la ring composizione,
quare religio pedibus subiecta vicissim ob territur nos exequat victoria celo. Questo ribaltamento. E così l'uomo, dicevo, prima schiacciato sotto il peso della religio, poi a sua volta schiaccia sotto i suoi piedi la religio. Pedibus, pedibus, obteritur, non potevo usare termini più pesanti. In secondo luogo, la personificazione della religio, icasticamente presentata come un mostro dall'aspetto terrificante che incombe col suo volto minaccioso dalle plaghe del cielo per terrorizzare e schiacciare sotto il suo peso l'umanità, vittima della ignoranza indotta dalla superstizione. Un peso enfatizzato anche metricamente dalla gravità del ritmo spondaico dei primi tre versi e dalla clausola del terzo verso, verso 64, che è un verso, come vedremo, spondiaco. Ripeto la lettura e avrete un'impressione proprio di questo peso della religio che schiaccia l'uomo che non conosce le leggi della natura, questo peso che è reso anche metricamente. Continua la mia battaglia in difesa della lettura metrica dei testi poetici. Sentite la gravità, sono tutti spondei. Humanantoculos fedecum vita iaceret interris oppressa gravi sub religione quae caput aceli regionibus ostendebat. Qui niente meno ricorre ad una clausola rarissima nell'esametro eroico, nell'esametro appunto dattilico. La clausola, sapete che è sempre un adonio, dattilo trocheo, dattilo spondeo. Qui abbiamo due spondei, ostendebat. E veramente qui verso spondioco sono rarissimi, ma proprio non è casuale, è proprio Lucrezio lo usa per dare il senso del peso. Di contro, l'eroicizzazione di Epicuro, di cui si esaltano l'originalità. Leggo le parole chiave dicendo i versi. Primum, verso 66. Primusque, verso 67. L'imparità, versi 66-67. Homo, mortalis oculos. Tra l'altro stupendo anche questo accostamento. Homo non è homo mortalis, è homo mortalis, la is è lunga, quindi è chiaramente riferito ad oculos, però ecco l'ambiguità. Lucrezio lo accosta ad homo, ricordandoci che l'uomo è mortale. Dicevo, di Epicuro si esaltano l'originalità, l'imparità e poi l'audacia, ai limiti della temerarietà e della provocazione, l'audacia della sfida alla religio. Verso 66, tollere contra. Verso 67, obsistere contra. Si vede in questo contra, tra l'altro ridondante in obsistere, tutta la potenza della resistenza e della provocazione di Epicuro.
alla religio. Non ha avuto paura, anzi si è ribellato. Ha avuto il coraggio di sollevare gli occhi, ha avuto il coraggio di resistere. Notate, tollere contra, obsistere contra, nella stessa sede metrica, tra l'altro in clausola diverso. Quindi quel contra è super esaltato dalla sua posizione in clausola diverso. Contra, contra. In terzo luogo, il tono altamente epico della descrizione della lotta sovrumana dell'intelletto, dell'animus di Epicuro contro il cielo e i segreti della natura, tenuti gelosamente nascosti, addirittura, notate l'immagine, incatenati. Ai versi 70-71, la disseminazione della liquida R, frequentissima, iconicizza l'azione titanica dell'eroe Epicuro che per primo ha osato, io tradurrei, per rendere questa liquida che è veramente disseminata nei due versi, ha osato spezzare gli stretti serrami delle porte della natura, questa R che dà l'idea delle catene che vengono spezzate, del resto nel testo latino è fringere ut arta nature primus portarum claustra cupiret. Notate tutte queste R che proprio iconicizzano il suono quasi delle catene che vengono spezzate. Lotta in cui Epicuro assume progressivamente i connotati del guerriero che, dopo avere oltrepassato intrepido le fiammeggianti mura del mondo, verso 73, ha esplorato l'immenso universo con la potenza del suo ingegno. Atquam nimmen sum per aggravit mentanimoque. Tornando infine sulla terra come un generale vincitore. Frequente è nei versi finali il ricorso alla terminologia militare. Verso 75, refert, che richiama al lettore romano l'immagine familiare del trionfo dell'imperator vittorioso che riporta a Roma refert appunto ed esibisce nel corteo trionfale il bottino di guerra costituito in questo caso proprio dal bagaglio di conoscenze delle leggi della natura di cui i versi 75-77 presentano quasi un dettagliato inventario. Un altro termine, verso 75, victor, ripreso nel verso 79, victoria, e Epicuro un imperator vittorioso. E poi subiecta, al verso 78 è la religio che è subietta come i vinti dall'esercito romano. Non dimentichiamo il famosissimo verso di Virgilio del sesto libro dell'Eneide, parcere subiectis. Una vittoria che si risolve per l'umanità in un vero e proprio processo di omoiosis to theo, un vero processo di assimilazione alla divinità, quella vera è quella tarattica, grazie alla vittoriosa liberazione operata nelle menti umane da Epicuro, da tutte le assurde paure indotte dalla ignoranza delle leggi della natura.
E il brano si conclude con un vero e proprio grido di vittoria: Nos exequat victoria celo. Ma Lucrezio si rende ben conto, però, dell'impatto violentemente sovvertitore che il suo concetto di religio e il suo invito ad abbatterla possono avere in una società come quella romana, in cui indipendentemente dalla effettiva sincerità della fede esibita nei confronti degli dei tradizionali, esisteva un legame strettissimo tra politica e pratiche religiose. Non c'era, si può dire, atto della vita politica o militare che non abbisognasse di una sanzione religiosa. E almeno pubblicamente anche i più scettici rappresentanti della classe dirigente ostentavano fede in quelle divinità che da sempre sovrintendevano alla vita della Repubblica. Ben si spiega dunque il dubbio di Lucrezio sul fatto che Memmio, il dedicatario del poema, uomo della elite dirigenziale romana, possa rimanere perplesso di fronte ad una dottrina che sembra scardinare le basi stesse della Repubblica. Lo storico greco Polibio aveva riconosciuto appunto nella deisidaimonia, equivalente della latina superstizio, il fondamento più saldo dello Stato romano. Cito Polibio: a me sembra che la vera superiorità dello Stato di Roma abbia a che vedere con la concezione degli dèi, e che ciò che presso gli altri popoli è oggetto di biasimo, cioè la superstizione, serva invece a mantenere salda la struttura politica di Roma. Da essi, infatti, la religione è esaltata e introdotta sia nella vita privata che in quella pubblica, in una misura che non potrebbe essere superata. È noto come la superstizione più opprimente dominasse ogni singolo atto della vita quotidiana della plebe romana, ma talora non solo della plebe ignorante. Dunque Lucrezio, attaccando la religio con tanta violenza, non combatte affatto, come qualcuno ha detto, non combatte affatto contro i mulini a vento, come qualche parola di Cicerone ha potuto far pensare. Pensiamo al De Natura Deorum 2.5, dice Cicerone: quale vecchietta potremmo trovare tanto stupida da avere paura dei prodigi che si immaginavano un tempo negli inferi? Ma interviene Lucrezio contro un malanno realmente presente, sia pure in modi e misure diverse nella società romana. Ripeto, Lucrezio non combatte affatto contro i mulini a vento. In sostanza, Lucrezio rovescia addosso alla religio l'accusa di empietà che si soleva rivolgere all'epicureismo, ispirandosi certamente a passi di Epicuro, come la lettera Meneceo 123, non attribuire alla divinità niente che sia estraneo alla immortalità. Gli dèi esistono. Non esistono piuttosto nella maniera in cui li considerano i più. Empio non è colui che gli dèi del volgo rinnega, ma chi le opinioni del volgo applica agli dèi.
Lucrezio però non insiste qui tanto sulla effettiva esistenza degli dèi, quanto piuttosto sui delitti e gli orrori che la malintesa religio ha saputo ispirare agli uomini. A questo proposito viene introdotto subito dopo l'elogio di Epicuro appunto l'esempio famosissimo del sacrificio di Ifigenia o Ifiannassa, immolata dal padre Agamennone per ottenere dall'irata Artemide venti favorevoli alla partenza della flotta greca per Troia. Ispirandosi all'Agamennone di Eschilo, il poeta romano crea un quadro di orrore, tutto basato sul patetico contrasto, prima implicito e poi esplicito, tra finzione del rito nuziale, sotto il pretesto di andare sposa ad Achille, Ifigenia è stata attirata dolosamente nel campo greco. Quindi tra la finzione del rito nuziale e la tremenda realtà del rito sacrificale. La religio dunque in realtà offende turpemente la divinità stessa. La religio può essere blasfema, empia, altro che pia. E ciò che agli occhi degli stolti appare pietas ne costituisce invece la più stridente e orribile violazione. Un padre arriva ad immolare la figlia infrangendo il più sacro dei vincoli, per di più simulando un altro sacro rito, quello delle nozze. Ascoltiamo ora il testo 4, Lucrezio 1, 80, 101. In questo argomento temo ciò, che per caso tu creda di iniziarti ai principi di un'empia dottrina e di entrare in una via scellerata, poiché invece più spesso fu proprio la religione a produrre scellerati delitti. Così in Abide l'altare della Vergine Trivia turpemente violarono col sangue di Fiannassa gli scelti duci dei Danai, il fiore di tutti i guerrieri. Non appena la benda ravvolta alle chiome virgine le ricadde eguale sull'una e l'altra gota, ed ella sentì la presenza del padre dolente presso l'altare, e che vicino a lui i sacerdoti celavano il ferro, e alla sua vista i cittadini non potevano trattenere le lacrime. Muta per il terrore, cadeva in terra, in ginocchio. Né in quel momento poteva giovare alla sventurata l'avere per prima donato al re il nome di padre. Infatti, sorretta dalle mani dei guerrieri, è condotta tremante all'altare, non perché dopo il rito solenne possa andare fra i cori dello splendente Imeneo, ma empiamente casta, proprio nell'età delle nozze, perché cada mesta vittima immolata dal padre, affinché una fausta e felice partenza sia data alla flotta. Tanto male poté suggerire la religione. Comincerei intanto col sottolineare la solennità epica cui è improntato l'intero brano, ottenuta dal poeta col ricorso agli espedienti topici del genus sublime.
come la patina arcaica che permea tutti i versi. C'è tutta un'alta concentrazione di arcaismi in questo brano, sono pochi versi, come vedete, no? Eppure, 20 versi. Verso 83, scelerosa. Verso 84, triviai. Verso 85, i fiannassai. Verso 86, danaum, e poi dopo prima virorum. Verso 95, tremibunda. Verso 99, mactatu. E poi il ritmo martellante delle allitterazioni. Verso 81 e seguenti, impia, inire, indugredi. Verso 86, ductores danaum delecti. Verso 88, pari parte profusast. Verso 92, muta metu. Qui c'è anche un gioco di parole, muta metu, proprio segmenti fonici che sono in contrasto, mu meta tu. Verso 94, patrio princeps. Verso 96, solemni sacrorum. Verso 97, perfecto posset claro comitari. Verso 99, mactatu maesta. Verso 100, felix faustusque. Quanto al tono che impronta il brano, direi che esso è posto sotto il segno del sarcasmo e sotto quello della ambiguità. In una sorta anche qui di ring composition, cioè di struttura anulare, il brano si apre e si chiude sotto gli strali del sarcasmo più acuminato. Il taglio epico del verso 86, concentriamoci in questo verso che è fondamentale, anche i precedenti, anche 85, Il taglio epico del verso 86, ottenuto con la triplice allitterazione ductores danaum delecti e con il prezioso calco prima virorum, il fiorfiore degli eroi, che non è altro che l'Omerico ed Erodoteo, ta prota ton andron. Questo taglio epico tutto teso in apparenza ad enfatizzare l'eccellenza dei condottieri scelti dei greci, il fiorfiore degli eroi, responsabili del sacrificio di Ifigenia, viene in realtà sarcasticamente neutralizzato dall'avverbio fede, turpemente, del verso precedente, connotante con apparente ridondanza il verbo turparunt, sempre del verso precedente, fede turparunt, insozzarono turpemente, con l'effetto di rimarcare in maniera beffarda la paradossalità di un atto atrocemente empio compiuto da chi crede invece in tal modo di apparire pio. Aulide quo pacto triviai virgini sarami, i fiannassai turparunt sanguine fede ducto res danaum delecti prima virorum. E così, nella conclusione dell'episodio, al verso 100, exitus ut classi felix faustusque daretur, è evidente l'intenzione parodica e sarcastica della coppia felix faustusque.
che riecheggia, tutti l'avranno notato, con marcato sarcasmo la solenne formula augurale romana che il poeta semplifica, selezionando però elementi allitteranti, Felix Faustusque, e la formula che tutti sanno, quod bonum Felix Faustum fortunatumque sit. Naturalmente, agli occhi di Lucrezio, l'impresa troiana, che secondo il mito il sacrificio di Ifigenia rendeva possibile, non ha nulla di grandioso e certamente nulla di pio. È anzi impresa vana e nefasta, dettata soltanto da stolta smania di dominio. Il cuore del brano è invece tutto giocato sulla tragica ambiguità e sul contrasto ed ambivalenza tra terminologia sacrificale e terminologia nuziale. Terminologia sacrificale, verso 87, infula, 89, aras, 90, ferrum, ministros, 95, ad aras, 99, ostia, mactatu, e poi terminologia nuziale, verso 95, sublata manibus, 96, deductast, che richiama appunto il rito della deduxio domum, 97, richiamo al corteo nuziale, all'imeneo, claro comitari imeneo, verso 98, casta, e poi nubendi tempore, più esplicito di così, nubendi tempore. Esplicito ma ingannevole. Elementi nuziali illusori, che vengono continuamente smentiti dalla tragica realtà sacrificale di cui la vittima Ifigenia si accorge soltanto drammaticamente all'ultimo momento. Solo alla fine infatti si fa esplicito, se vedete versi 96 e seguenti, non ut solemni more sacrorum perfecto poset claro comitari meneo sed, ovviamente ut sottinteso, casta inceste nubendi tempore in ipso ostia concideret. Solo alla fine, dicevo, si fa esplicito il patetico contrasto fra la finzione nuziale e la realtà sacrificale, che ha dato luogo fino a quel momento alle ambiguità, ma saremmo tentati di definirle ironie tragiche, mutuando questo termine dalla critica della tragedia greca, relativa alla tragedia, sono vere e proprie ironie tragiche. E il suggello, la sfragis di questa tragedia dell'empia ambiguità è rappresentato dal sublime ossimoro, uno, secondo me, dei più potenti di tutta la letteratura antica, casta inceste, del verso 98, un ossimoro enfatizzato dalla sinarefe e dalla cesura. Sentite, se leggiamo in metrica, set castinceste cesura, quindi abbiamo questa sinarefe, casta inceste, per cui si fondono insieme le due parole polari, e poi la cesura che accentua, che attira ancora di più l'attenzione su questo ossimoro, ma se vogliamo anche la cadenza metrica spondaica, quindi molto pesante, set castinceste.
che ben esprime, è questo ossimoro che ben esprime il dramma di Ifigenia, vittima di un inganno esecrando, giustificato dalle esigenze di una religio che diventa impia quando viene utilizzata come instrumentum regni. Ifigenia è impuramente inceste, non dimentichiamo mai che inceste deriva da in caste, poi per apofonia latina diventa inceste. Quindi il nostro italiano incesto vuol dire non casto, un'azione non casta, non pura. Ifigenia è impuramente inceste, conservata vergine, casta. Non in vista però delle nozze, come cinicamente le è stato fatto credere, ma in vista dell'empio sacrificio imposto, diremmo noi oggi, dalla Realpolitik. Il problema critico più importante, e concludo con questo ultimo brano, quinto brano, che c'è nell'antologia, il problema critico più importante per chi affronta lo studio di Lucrezio è quello del rapporto tra il poema lucreziano e la filosofia epicurea. Partendo dal presupposto che il sistema di Epicuro sia essenzialmente ottimistico ed attribuendo grande importanza al fatto che il De rerum natura sembra invece procedere verso un sempre più accentuato pessimismo, si è individuata nel poema lucreziano una sostanziale infedeltà alla filosofia epicurea e si è sostenuto che tale infedeltà però alla fine è provvidenziale per la poesia, la quale si riscontra proprio là dove Lucrezio si allontana da Epicuro per esprimere invece le proprie visioni angosciate e la propria sfiducia nella possibilità di salvezza per l'umanità. Si avrebbe cioè, secondo costoro, un anti-Lucrezio istintivo ed autentico, fortunatamente, sempre secondo costoro, predominante su un Lucrezio ufficiale che si sforzerebbe invano di raggiungere l'imperturbabilità epicurea. L'argomento fondamentale di tale impostazione critica è la famosa descrizione dei rapporti uomo-natura del quinto libro, quel brano che tra un po' leggeremo. Qui Lucrezio, polemizzando con quanti, in base ad una visione provvidenzialistica, reputano il mondo creato per l'uomo, pone in cruda evidenza quante siano le difficoltà che la vita sulla terra presenta per gli esseri umani e definisce la natura, come vedremo al verso 199, tanta predita culpa, piena di difetti. Un'argomentazione, questa di Lucrezio, che si è ritenuta assolutamente inconciliabile con la filosofia epicurea, dove il naturam sequi appare come il metodo per raggiungere la felicità. In realtà, l'ipotesi di un fondamentale ottimismo della filosofia epicurea è inesatta e superficiale. Gli stessi termini di ottimismo e pessimismo sono eccessivamente schematici, non è che non si possono usare, ma sono schematici e semplificatori. L'epicureismo è filosofia ottimistica non perché produca una visione rosea della vita. Non propone la conoscenza razionale della natura, ma di una natura che è bella, che è perfetta.
ma in quanto esprime fiducia nella possibilità di superare il male presente nel mondo attraverso un atteggiamento razionale. Lo stesso Epicuro non intendeva affatto nascondere quelle che, da un punto di vista umano, potevano considerarsi imperfezioni, non nascondeva la tecnia della natura, come si dice in termine tecnico, la tecnia. Che poi Lucrezio abbia personalmente raggiunto meno la serenità del saggio epicureo è problema biografico e psicanalitico e può interessare solo una critica neo-idealistica o romantica che identifica la poesia con la vita e con i sentimenti dell'autore. Il brano che ci accingiamo a leggere rappresenta uno dei passi più celebri del poema e certamente uno dei più lucreziani. Ciò che risale senz'altro a Epicuro è l'impianto generale, avverso ad ogni interpretazione provvidenzialistica della natura. È il caso, non la volontà divina, che ha creato questo mondo. Ed è dunque ingiustificato ogni antropocentrismo che preveda uno statuto particolare e privilegiato per il genere umano fra gli altri esseri. Polemica chiaramente contro la filosofia sorella, lo stoicismo. Ma Lucrezio fa appello, al di là degli argomenti propriamente dottrinari, anche all'evidenza immediata del senso comune, come vedremo in questo brano. Subito all'inizio dell'episodio, infatti, ci dice che non occorre neanche rifarsi ai principi di base della dottrina epicurea, e cioè la natura che è costituita da atomi in movimento continuo nel vuoto, senza alcun intervento divino sulle loro aggregazioni e disgregazioni. No, non è il caso di rifarsi ai principi filosofici o, se vuole, la fisica epicurea, per rendersi conto che il mondo naturale non è stato organizzato divinitus, dice Lucrezio, cioè per opera divina, per intervento di Dio, a vantaggio dell'uomo. Basta un'osservazione disincantata delle condizioni in cui gli uomini si trovano a vivere sulla terra, per capire che gli dèi non ci hanno affatto privilegiato. Vedremo al fondo, anzi, ci hanno trattato peggio degli animali. La terra è per larga parte inabitabile a causa della configurazione del suolo. Montagne, foreste, rocce, paludi, mari sottraggono gran parte dello spazio vitale all'uomo. Il clima poi lascia solo un terzo alla fascia temperata, nella quale soltanto l'uomo può vivere, mentre la zona torrida e oppressa da calori insopportabili è quella artica dai ghiacci. La terra poi, anche nella stessa zona temperata, non produce spontaneamente nulla che nutra l'uomo, ma è questi che con grande fatica deve procurarsi il cibo domando il suolo con l'agricoltura. Quando poi, grazie ai suoi duri sforzi, ha ottenuto finalmente i risultati che si attendeva, di nuovo improvvisi rovesci climatici possono in due ore rovinare, pensiamo alle nostre grandinate, anche in Piemonte, possono rovinare tutto ed esporlo al rischio dell'estinzione. Ma non è solo la mancanza di cibo che può portare alla distruzione del genere umano. L'uomo è circondato da altri continui pericoli di morte, gli assalti delle belve, le malattie, con risultato che la mors immatura lo accerchia da ogni lato.
La natura dunque è tutt'altro che perfetta e divina. Essa è ricolma di ogni imperfezione, tanta stat predita culpa, come ho già citato, verso 199, perlomeno nei riguardi dell'uomo, che già al suo nascere prova e provoca dolore. C'è riferimento anche ai dolori del parto. Niximus al verso 225, niximus della madre. E infatti l'essere umano, nudo e privo di tutto, come un naufrago che è scaraventato con violenza sulla riva dalle onde infuriate del mare, comincia la sua vita con un lugubre vagito, quasi fosse consapevole dei mali che l'attendono. La natura che altrove nel poema è dipinta quasi come una madre benigna degli esseri che crea, qui appare invece piuttosto una natura matrigna per l'uomo. Essa si mostra assai più generosa con gli animali, ai quali elargisce con abbondanza quel nutrimento che invece spesso nega all'uomo. Vediamo allora questo famoso testo e concludiamo con questo famoso testo. Farò voi un brevissimo commento, perché è il testo numero 5, quinto libro del De Rerum Natura, 195-234. Se anche ignorassi quale sia l'origine delle cose, tuttavia, dalle stesse vicende del cielo, ardirei affermare e dagli altri fenomeni concludere questo, che non per volere divino è stata per noi generata la natura del mondo, segnata da pecche sì gravi. Anzitutto, di quanto ricopre lo slancio immenso del cielo, una parte la occupano gli abili monti e le selve abitate dalle fiere, una parte la ingombrano rupi e desolate paludi, e il mare che vasto separa le rive delle terre. Inoltre, quasi due parti, il calore rovente e l'assidua caduta delle nevi, le tolgono ai mortali. Ciò che resta del suolo, la natura, se lasciata a se stessa, tuttavia coprirebbe di rovi senza l'opera dell'uomo, avvezzo per durare la vita, a patire sul forte vivente e a fendere la terra affrontando nelle sue viscere l'aratro. Se, volgendo con il vomere le zolle feconde e domando il suolo della terra, non lo sforziamo a destarsi e a elargire i suoi frutti, questi non potrebbero crescere spontanei nell'aria limpida. Eppure, talvolta, guadagnati con grande fatica, quando già per i campi ogni cosa frondeggia e fiorisce, o li brucia l'etereo sole con ardori eccessivi, o li guastano piogge improvvise e gelide brine, e raffiche di vento li schiantano con la furia del turbine. Inoltre, le temibili razze ferine, nemiche degli uomini, perché la natura in terra e in mare le nutre e le accresce? Perché le stagioni dell'anno apportano i morbi? Perché la morte prematura imperversa? Ed ecco il fanciullo, come un naufrago buttato a riva dalle onde infuriate, giace nudo sul suolo, incapace di parlare, bisognoso d'ogni aiuto vitale appena la natura lo getta sulle prode della vita, con doglie del grembo materno, e riempie lo spazio d'un disperato vagire, come è giusto che faccia colui cui invita
è serbato il passare per tante sventure. Invece, hanno crescita agevole le greggi, gli armenti, le fiere, e non hanno bisogno di ninnoli. A nessun loro esemplare si addice che dolce sussurri e balbetti la cara nutrice. Non cercano vesti diverse secondo i climi del cielo, né infine abbisognano d'armi o di alte muraglie per proteggere i loro beni, poiché la terra stessa e la natura creatrice producono tutto in gran copia per tutti. Mi limiterò a richiamare molto brevemente l'attenzione su due casi emblematici dello scaltrito sfruttamento della valenza iconica degli effetti fonici, che confermano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, abbiamo tanto insistito, la più volte apprezzata tecnica compositiva del nostro poeta, anche sul fronte dei suoni. Il primo caso è rappresentato dall'orroroso riferimenti, versi 218-220, alle belve, la cui terrificante ostilità nei confronti del genere umano, sembra quasi che Lucrezio pensi ai dinosauri quando parla di queste belve mostruose, la cui, terrificante ostilità è riprodotta anche fonicamente dalla ossessiva ricorsività dei segmenti fonici, notate, fer, fe, richiamanti, si potrebbe dire plasticamente, la ferocia di tali mostri. Si vedono appunto i versi 218 e 219, orriferum, ferarum, infestum, in due versi. Il secondo caso è notissimo, anche per gli influssi che eserciterà su Sant'Agostino e soprattutto su Leopardi, e rappresenta il punto più alto e drammatico del pessimismo che pervade l'intero brano che abbiamo letto e commentato. Mi riferisco alla cupa descrizione della nascita del puer, paragonato ad un naufrago sbattuto a riva dalle onde crudeli, il cui primo vagito viene interpretato dal poeta come il lamento funebre di chi, appena nato, è già consapevole delle sventure che lo attendono nella vita appena iniziata. L'intonazione funerea del vagito infantile è, per così dire, iconicizzata dalla martellante disseminazione del suono cupo e lugubre della U. Pensate, in un verso, il 226, ricorre ben 8 volte, e non solo, ma 3 delle quali rimarcate dall'ictus metrico. Per un poeta antico questo era molto importante. Sentite la lettura metrica, 8 volte c'è la U, 3 volte c'è l'ictus metrico su questa U. Vagituque locum lugubri completut ecumst. E con questo lucreziano lugubre vagito, per la verità non molto bene augurante, ma artisticamente sublime, e la sublimità prevale sulla negatività, io pongo termine alla mia conversazione ringraziandovi per l'attenzione.
per la numerosa partecipazione e dandovi appuntamento ai prossimi incontri con gli antichi. Buonasera e buon anno.